Salve a tutti, sono la professoressa Di Mercurio. Oggi vi parlerò di Raffaello, un artista dal talento straordinario e dalla personalità raffinata. Iniziò giovanissimo il suo apprendistato, prima ad Urbino, importante centro di cultura umanistica, poi presso la Bottega del Perugino. Quando nel 1508 si trasferì a Roma, assunse un numero incredibile di incarichi. L'intensa attività lo portò a organizzare la sua bottega in modo imprenditoriale, diversificando i compiti affidati ai numerosi collaboratori che lo affiancavano. Raffaello riuscì in pochi anni a maturare il proprio stile, raggiungendo un perfetto equilibrio tra bellezza ideale delle forme, applicazione delle regole della prospettiva e armonia della composizione. La naturalezza delle figure e la dolcezza dei visi, insieme alla completa padronanza della tecnica pittorica, sono le caratteristiche dell'arte di Raffaello. Nell'opera Lo sposalizio della Vergine, olio su tavola, che si trova a Milano alla Pinacoteca di Brera, vi è un perfetto equilibrio della composizione. I personaggi in primo piano sono disposti secondo un andamento semicircolare, che riprende quello dell'edificio nello sfondo. Questo è un'elegante costruzione classica a pianta centrale. Ha un colonnato poligonale e rivela inoltre la conoscenza delle nuove tendenze architettoniche riconoscibili, per esempio, nei progetti di Donato Bramante. La pavimentazione della piazza sottolinea le linee prospettiche e il punto di fuga coincide con la porta aperta del tempio sullo sfondo. Giuseppe offre un anello a Maria e nell'altra mano tiene un ramoscello fiorito, simbolo che lui è l'uomo prescelto. Accanto a lui un altro personaggio spezza il suo bastone come simbolo di sconfitta. Il punto di vista dell'osservatore è abbastanza in alto, in quanto si riesce a vedere la piazza. Tutta la scena trasmette un senso di armonia e ordine. Appena giunto a Roma, con l'aiuto dell'architetto Bramante, Raffaello ottiene da Papa Giulio II un incarico prestigioso: gli affreschi per i nuovi appartamenti destinati alla residenza del pontefice, le cosiddette stanze vaticane. Nella stanza della segnatura, chiamata così perché appunto il Papa segnava, cioè firmava i documenti, si trova l'affresco più famoso di Raffaello, la scuola di Atene. È un omaggio ai grandi filosofi, astronomi e matematici della Grecia antica. Nell'impianto architettonico monumentale, ispirato alle architetture di Bramante, Raffaello dispone le figure armoniosamente, in modo equilibrato e simmetrico. Al centro, i filosofi Platone e Aristotele additano la fonte della propria ispirazione. Platone, raffigurato con il volto di Leonardo, punta il dito in alto verso il mondo delle idee. Aristotele indica il mondo reale. Platone tiene in mano il Timeo, il suo trattato che ha influenzato la filosofia. Aristotele, invece, tiene in mano il suo trattato sull'etica. Eraclito, sostenitore del perenne fluire di tutte le cose, viene raffigurato da Raffaello con la fisionomia di Michelangelo. Ha una posa malinconica che allude al tormento creativo appunto di Michelangelo. Pitagora scrive mentre un allievo gli mostra la lavagna con le norme delle proporzioni musicali. Euclide viene rappresentato con le sembianze dell'artista Bramante. In questo gruppo lo stesso Raffaello non può esimersi dal farsi un autoritratto. Anche se utilizza il chiaroscuro, Raffaello in quest'opera elimina ogni effetto di drammaticità e di potenza per aggiungere un senso di equilibrio.